Ciao a tutti, bentornati su Fanatecoco. Oggi andiamo a vedere un sito che ho trovato di un'intelligenza artificiale, un'ennesima intelligenza artificiale. Come si vede, AI Music Generator è una musica, è un sito, appunto, un'intelligenza artificiale che ci permette di creare musica. Possiamo fare un generatore dove possiamo scegliere, ovviamente bisogna pagare per alcune funzioni e per estendere, diciamo, e anche per estendere le funzioni. Mi sono loggato con Google. Possiamo appunto cambiare la durata, decidere la strumentazione. Possiamo aggiungere o togliere delle cose. Ecco, qui possiamo aggiungere fino a che ce lo fa fare. E quindi ho deciso qua, vedete, ho deciso che tipo di suoni voglio. I suoni sono molto carini. Qui abbiamo il genere. Possiamo scegliere un tipo di genere, diciamo una techno, per esempio. La struttura, l'energia e poi appunto la struttura a cui facciamo, per esempio, high, alta energia. Tempo, eccolo qua, possiamo BPM, praticamente andiamo a 130, facciamo un bel 130 BPM. Qui, vabbè, qui abbiamo le chiavi dove possiamo definire, per esempio, minore o maggiore, facciamo la maggiore. C'è già sbizzarrirci e diciamo anche qua facciamo techno, ci abbiamo techno anche qua. A questo punto basta cliccare Generate e lui si crea, spostiamo la telecamera, si crea, diciamo, alcune tracce, tre se ne crea. Qui abbiamo soltanto basi musicali, non è come Suno che crea anche le voci, ma qui abbiamo soltanto le basi musicali. Andiamo a ascoltare, vedete, sono tutti di 30 secondi e andiamo ad ascoltare la prima traccia. Sono tracce, anche queste dovrebbero essere royalty free, quindi senza problemi di copyright. Suoni molto carini. Ci ascoltiamo questi 30 secondi di queste tre tracce che ha generato in modo casuale. Casuale, ma ovviamente con gli input che gli ho dato io, con i parametri che gli ho aggiustato io. Andiamo alla seconda traccia, ci mette anche un titolo. Andiamo ad ascoltare la terza traccia. Vabbè, è tutto uguale. Andiamo a cliccare studio, per esempio, e qui ci fa vedere diciamo la forma d'onda del brano. Qui c'è la durata che possiamo farlo diventare di 2 minuti e 10. Credo che si debba pagare. Sto facendo dal vivo quello che. Quindi facciamo diventare, per esempio, di 2 minuti e 05. Sta elaborando, vediamo un po'. Però ho preso una traccia brutta, non mi piace. Vediamo un po' che dice. Sì, in effetti sono 2 minuti. Adesso facciamo un'altra prova. Voglio fare una cosa da di sempre maggiore in do. Ok, tecno, mettiamo dance. C'è qualcosa dei dance qua? Non c'è niente. EDM, facciamo EDM maggiore. 123 va benissimo. Strumenti abbiamo questi. Proviamo a generare qualche altra cosa. Durata non si clicca qua, ma la possiamo appunto estendere come abbiamo visto. Andiamo a generare altre tre tracce. Tre tracce di tre tracce praticamente. Quindi andando su studio si può praticamente estendere la traccia, poi lì si può anche pubblicare, scaricare, come vedete qui ci sono per scaricare, download, mettiamo sulla libreria e c'è il link. Andiamo a vedere che cosa ha generato. Vediamo un po', Synthetic Serenade. Mi sembra house più che altro.
Comunque le tracce sono molto carine. Andiamo a quello sotto, che questo è tutto qua. Sono loop in pratica, poi sono molto carini. Ci devo lavorare sopra, si possono tirare fuori cose interessanti e lavorarle magari anche con FL Studio, perché no? Carino, vediamo questo. Anche questo è molto carino. Poi vabbè, scaricheremo qualcosa, qui c'è il tasto di scaricare. Ok, ho capito come funziona, andiamo di qua, vediamo un po'. Se ci fate caso, avendo messo C, ha fatto tutti loop con accordi in Do. Questa è molto carina. Si può lavorarci sopra. Ah, pure l'arpeggetto. Perché no? Bello, 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 mi piace. Andiamo su Electric Euphoria. Mi piace che ci dà anche i titoli, potrei utilizzarli per altri video fatti con Suno o altre cose. Diciamo che così come si trovano sono loop, però abbiamo visto che le possiamo estendere. Andiamo a quella dopo, perché quella gioca. Qual era quello carino che voglio estendere? Vediamo un po'. Questa facciamo l'estensione, andiamo su duration, la facciamo da un minuto, 2 minuti, la applichiamo, dovrebbe tirarla fuori di 2 minuti. Eccola qua, sta lavorando. Vabbè, poi qui ci sono questi parametri che bisogna capire, che in questo momento non me vado a capire praticamente. E vi do appuntamento ai prossimi video. Questa intelligenza mi fa, mi piace, mi intriga molto, perché si può fare veramente bella roba.